Ciao a tutti! Oggi un bel haul per il mese di settembre. Ci sono un po' meno libri rispetto al mese precedente, perché mi sono focalizzata su qualcosa che volevo leggere davvero da tanto tempo e che voglio mettere in lettura anche abbastanza velocemente. Ci sono libri di varie provenienze, libri che ho comprato a prezzo pieno, un invito a una casa editrice, un libro che ho comprato in edicola, mercatino, un libro che ha comprato mio marito per sé, ma che leggerò anch'io, un regalo da una persona tra voi, tra l'altro, e un libro che mi è stato prestato dal mio papà. Allora, io direi di partire da i libri che vengono dalla mia wishlist, quindi da quei libri che ogni tanto mi vado proprio a pescare tra quelli che voglio leggere, che proprio voglio leggere con più desiderio, ecco, diciamo così. Il primo che vi mostro, ve l'ho già fatto vedere nel libro sui mattonazzi, è il primo che ho comprato questo mese ed è il primo che metterò in lettura con ottobre. Si tratta di un classicone di Anne Radcliffe, I misteri di Udolpho, in questa bellissima edizione Burr, che ha una copertina che amo moltissimo. È un mattonino, mattonino direi, di 1000 e passa pagine, che però è scritto molto chiaro all'interno. Non è molto grande il font, però c'è un bel margine, una bella interlinea. È molto comodo tenere in mano questo libro. Io a questo libro facevo il filo da tantissimo tempo. Si tratta di una sorta di precursore del gotico, uno dei primi romanzi gotici mai stati scritti in Inghilterra. Siamo nel 1794 come anno di pubblicazione. È stato uno dei libri preferiti di Jane Austen, uno dei motivi per cui poi, tra l'altro, Jane Austen decise di scrivere Northanger Abbey, che tra l'altro vorrei leggere a ottobre, proprio dopo aver letto questo libro. Il libro ha un'ambientazione storica, ambientato nel 1584, tra la Francia e gli Appennini. Una ragazza rimasta orfana viene reclusa da una malefica zia e da un conte in un castello degli Appennini. Lei vivrà diverse avventure, ripeto, l'atmosfera e le avventure che vivrà questa ragazza sono assolutamente gotiche, fino a che riuscirà a liberarsi. Mi ispira tantissimo per un sacco di motivi. Voglio vedere e voglio leggere un classico scritto nel 1700, anche se inoltrato da una donna. Il precursore appunto di questo genere gotico che per me da leggere in ottobre è semplicemente perfetto e è d'ambientazione storica anche sugli Appennini e anche in Italia. Non vedo l'ora di affrontare questa lettura. Un'altra lettura che avevo qui. Sapete quando dite io quel libro assolutamente lo voglio? Si tratta di William Faulkner con Luce d'agosto. Io quest'anno ho affrontato Faulkner per la prima volta e ho letto Mentre morivo. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, ma soprattutto che più passa il tempo, più me lo sento. È proprio come un libro che ha scavato a fondo dentro di me. Per lo stile di scrittura, sicuramente, per tutte le immagini che Faulkner, col suo stile assolutamente unico, riesce ad evocare. Certamente non è uno scrittore facile da affrontare, ma è uno scrittore che ripaga assolutamente delle difficoltà che non sono insuperabili assolutamente. Magari bisogna prendersi il proprio tempo, ma veramente le soddisfazioni che avete leggendo Faulkner ve le danno veramente pochi scrittori. Allora, io oltre a Mentre morivo a casa ho già L'urlo e il furore. Però da più parti, da chi conosce meglio Faulkner, ho sentito che è meglio arrivare all'urlo e al furore quando si è un po' più abituati alla scrittura di William Faulkner. Nell'urlo e il furore abbiamo una storia familiare che è narrata, se non ho capito male, nella maggior parte delle sue pagine,
o in tutto, non mi ricordo, da un membro di questa famiglia che soffre di un ritardo mentale. Quindi, oltre alla difficoltà dell'affrontare questo tipo di scrittura così per immagini così evocativa, c'è anche la difficoltà del fatto che appunto il tutto è filtrato da questo tipo di personaggio. Ho sentito da più parti come consiglio per affrontare meglio Faulkner di partire da Mentre morivo e di passare poi a Luce d'agosto. Peraltro, Luce d'agosto è uno dei libri preferiti di Stephen King. Lo cita e ne parla anche in On Writing, che sapete ho letto da poco, quindi insomma mi è venuta troppa voglia e ho deciso di acquistarlo. Poi, sono curiosa da tempo rispetto a uno scrittore italiano, di cui, se non mi sbaglio, ho parlato anche con Alice. A tale proposito, mi sono dimenticata di dirvelo nel precedente video. Alice, che tra l'altro da tempo ha con Jessica, Penny Lane on the Tube, tiene con Jessica appunto un podcast che parla di libri, ha di recentissimo aperto un canale YouTube. Ne abbiamo parlato diverse volte, io e Alice ci sentiamo quasi quotidianamente tutte noi, tutte le persone insomma, che le stanno vicino, le hanno consigliato assolutamente di buttarsi in questa avventura perché è veramente molto molto brava Alice a parlare di libri, è molto coinvolgente. Mi farebbe molto piacere se andaste a trovarla, se poi vi piace il canale, che vi iscriveste e la seguiste perché davvero merita tantissimo. Vi lascio qui sotto il canale, ovviamente il link che servono. Io ora non mi ricordo onestamente, a me pare che Alice mi avesse citato questo autore, ma vi dico che abbiamo parlato talmente di tanti libri che potrei sbagliarmi. In caso correggimi se sbaglio, Alice, e parliamo di Sasha Naspini e forse del suo libro più famoso, Le case del malcontento. Ho trovato questa bellissima edizione EO economica, costa 10 euro questa copia, e ho deciso di togliermi questa curiosità. Mi sto avvicinando a piccoli passi, timidi passi, alla scrittura dell'italiana contemporanea e volevo assolutamente affrontare questo libro. Vi leggo qui dietro cosa c'è scritto. Allora, di Luce d'Agosto non vi ho raccontato niente perché io la trama di questo libro non la so, sempre che di trama si possa parlare parlando di Faulkner. Vi leggo giusto qui dietro, sapete che Adelphi non riporta mai una sinossi, però vi leggo cosa scrive Tommaso Pincio rispetto a questo libro. Nella mia terra la luce ha una sua qualità particolarissima, fulgida, nitida, come se venisse non dall'oggi ma dall'età classica, dice lo scrittore a proposito del titolo. I personaggi di Luce d'Agosto ci appaiono infatti vivere fuori dal tempo, sublimi e meschini come gli dei dell'antica Grecia. Le loro miserevoli vicende ci parlano di una condizione universale. E se Faulkner ha usato una lingua che sa di orale e antica semplicità, è perché voleva restituirci il senso di una narrazione epica, frutto di un intrecciarsi di storie e voci che si rincorrono, contraddicono e sovrappongono fino a condensarsi in un magma fluido, caldo e avvolgente, dove passato e presente, verità e menzogna, tragedia e commedia convivono. Non ci sono parole sufficienti per dare a Faulkner quel che è di Faulkner. Se mai esiste un paradiso dei lettori, di sicuro è Luce d'Agosto. Cioè, detto ciò, capite bene che va letto questo libro assolutamente. Tra l'altro c'è un personaggio iconico in questo libro che si chiama Joe Christmas, che cita Stephen King. Non vedo l'ora di saperne di più. Ma torniamo a Sasha Naspini. Allora, qui dice: c'è un borgo millenario scavato nella roccia dell'entroterra maremmano. Il suo nome è Le Case. Un paese morente, una trappola di provincia, un microcosmo di personaggi che si trascinano in un gorgo di giorni sempre uguali. Fino a quando la piccola comunità non viene sconvolta dall'arrivo di Samuele Radi, nato e cresciuto nel cuore del Borgo Vecchio e poi fuggito nel mondo. Il suo ritorno a casa è l'innesco che dà vita a questo romanzo corale, la storia di un paese dove ognuno è dato in pasto al suo destino con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d'amore e la morte. Perché alle case l'universo umano non fa sconti e si mostra con oscenità.
Ogni personaggio lascia dietro di sé una scia di fatti e intenzioni, originando trame che si incrociano, si accavallano, si scontrano dopo tragitti capaci di coprire intere esistenze. Alle case si covano segreti inimmaginabili, si ammazza, si disprezza, si perdono fortune, si tramano vendette, ci si raccomanda a Dio, si vendono figli, si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si tradisce, si ruba, ci si rifugia, si cerca una nuova vita, si gioisce per le disgrazie altrui, talvolta inaspettatamente si ama. Ho molta voglia di saperne di più di questo autore, fatemi sapere se lo conoscete assolutamente. Poi direi di passare al regalo che ho ricevuto da una persona tra voi, che purtroppo non ho potuto ringraziare personalmente, adesso vi spiego perché. Allora, innanzitutto ti ringrazio ora, Mara. Mara mi ha mandato un buono per l'acquisto di libri, ma non potevo rispondere direttamente a lei e non ne conosco il nickname. Quindi non sapevo come fare a ringraziarla. Volevo innanzitutto ringraziarti ora e adesso mostro a te e a tutti gli altri come ho utilizzato il buono che mi hai regalato. Allora, ho comprato due libri. Io avevo un libro da parecchio tempo in wishlist che non mi decidevo mai a comprare. Ricordo di essere rimasta affascinata circa un anno e mezzo fa da un video di Giovanna De Sabata. Vi lascio qui sotto il link al canale di Giovanna e eventualmente anche a questo video se lo ritrovo. Ed era un video recensione di questo, anche qui bel mattone, La casa del tempo sospeso di Marian Petrosian. Credo che si pronunci così, ma non ne sono certa. Allora, questo libro è un romanzo che è diventato romanzo culto in Russia. Ha venduto tantissimo e ha una storia editoriale incredibile. L'autrice, appunto, Marian Petrosyan, ha scritto, è del 1969 e ha scritto solo questo libro, che peraltro aveva scritto per sé e per pochi amici. Non l'ha scritto con l'intenzione di pubblicarlo. Poi è passato di mano in mano finché è arrivato una casa editrice, è stato pubblicato ed è diventato appunto un libro culto. In Italia è arrivato con Salani Editore ed è un libro che mi attrae veramente tantissimo. Tra l'altro, ho visto che è stato regalato anche a Jessica, Penny Lane on the Tube. Vi lascio sempre tutti i riferimenti delle persone che vi cito in info box e sono curiosissima di sapere quando lo leggerà lei, se lo leggerà a breve, se lo potremo magari leggere insieme per poterci confrontare. Questo libro ha una trama stranissima, anche lo stile di scrittura deve essere piuttosto ingegnoso e particolare ed è un libro di grandissima atmosfera. Si tratta del racconto di una sorta di istituto in cui stanno bambini e ragazzi con difficoltà di vario genere, menomazioni fisiche o ritardi mentali, comunque o problematiche psicologiche e psichiatriche di vario tipo. Si chiama La casa del tempo sospeso perché questa casa è un mondo di fatto, un mondo a parte dove il tempo appunto è sospeso. Questa casa è regolata da proprie leggi, da proprie normative, da un proprio linguaggio ed è un libro che alla fine si occupa del crescere, della crescita appunto dell'adolescenza e lo fa attraverso questo simbolo e con uno stile che si avvicina, anche se non ho capito male, al realismo magico. Mi ispira da morire, da morire. Lo rimandavo da tanto tempo, quindi grazie Mara, perché grazie al tuo buono me lo sono accaparrato. Ho aggiunto a questo acquisto un libro della piccola biblioteca Adelphi. Se potessi collezionarli, questi libri lo farei perché per me hanno un fascino incredibile. E ho deciso di leggere di Yasmina Reza, Il Dio del Massacro. Yasmina Reza è francese, drammaturga, scrittrice, attrice, sceneggiatrice.
nata nel 1959, e questa è una pièce teatrale molto famosa, da cui sono state tratte ovviamente rappresentazioni teatrali, e il film di Roman Polanski, Carnage, che è bellissimo. Io questo l'ho letto, si legge in un'ora, l'ho letto una sera con grande piacere. Ve ne parlerò nel video dei libri letti nel mese di settembre. L'ho amato tantissimo. Abbiamo un solo ambiente, siamo in un salotto borghese a Parigi, se non mi sbaglio, comunque in Francia. Ci sono due coppie di genitori di due ragazzini adolescenti, uno dei quali ha picchiato l'altro. E questi due genitori sono lì a confrontarsi per trovare una sorta di accordo per superare questa difficoltà tra questi due ragazzini. In non lo so quante pagine, pochissime pagine, 90 pagine circa, assistiamo alla rappresentazione prima dell'ipocrisia di classe da un certo punto di vista, e anche da una certa ipocrisia genitoriale, e poi assisteremo allo sfacelo, al massacro. È stupendo questo libro. Tra l'altro, non credevo, non avrei mai immaginato di appassionarmi così tanto a questo tipo di lettura, quindi alla lettura proprio di una sceneggiatura. Non mi ha dato assolutamente fastidio, mi ci sono abituata subito, anche per la potenza incredibile di questo scritto. Mi è piaciuto tantissimo, ovviamente ve ne parlerò meglio poi. Poi vi parlo di un libro che ho ricevuto da una casa editrice, da una piccola casa editrice pugliese. Ringrazio ancora Enrica. Si tratta di Fallone Editore. Allora, io collaboro poco, lo sapete, con le case editrici, ma Enrica è stata gentilissimissima nell'approccio con me, mi ha mandato tutte le notizie del libro, abbiamo avuto uno scambio veramente molto bello rispetto a questo libro. Io vi ho detto che voglio esplorare di più, sempre di più, la letteratura italiana contemporanea e quello che producono anche le piccole case editrici. Anche qui siamo di fronte a un mattone non indifferente, ma quando ho letto la scheda di questo libro, ne sono rimasta assolutamente affascinata. Affascinata è la parola giusta. L'autore è Riccardo Fiore, il titolo è Voce del verbo essere. Adesso vi leggo la letta, in modo che vi possiate fare un po' un'idea, perché è difficile anche riassumere il contenuto di questo libro. Allora, Voci del verbo essere di Riccardo Fiore è un romanzo mondo diviso in 9 parti, in cui si dispiegano le gesta semi-eroiche e semi-comiche di Renato Caffarelli, che si trova a combattere luoghi comuni e nozioni banali prima di riconoscere il suo stato di esistenza, che è comunque volgare, umano e mortale. Dotato di una sacralità tutta umana e di una nozione titanica, Voce del verbo essere, eccelso nelle sue parti stilistiche e vicino alla più alta letteratura italiana, Bufalino, Manganelli, Landolfi Epico ed Arrigo, vuole riaffermare il primato dell'io contro un super-io non freudiano, una biografia che non si manifesta in senso lineare, che si fa per contrazioni ed esplosioni a indicare accettazione della propria vita e luogo disponibile di un'esecuzione. Sullo sfondo i cambiamenti e le contraddizioni italiane degli anni 70 fino ai 2000, filtrati dal ricordo di Renato Caffarelli, un uomo comune alla ricerca dell'amore radicale, colui che più di tutti ha amato, ma si è ribellato agli dèi, perdendosi in una nozione materialistica dell'esistenza tra libertinaggio e ossessione monogamica, tra erotomania e consumo di droghe, come massima opposizione possibile allo stato morale. Credo che abbiate capito che si tratta di un testo assolutamente denso, stratificato, filosofico, stilisticamente piuttosto elevato, a tratti arduo, perché sono andata a sbirciare. Decisamente una sfida, ma una sfida che ho moltissima voglia di affrontare, perché io ho proprio la sensazione che questo libro possa dare molto. Lo affronto con lo spirito con cui ho affrontato Stradale giornato di ultimi baci, tanto per capirci. L'autore vive a Mosca, tra l'altro, e insegna lingua italiana. Sono molto molto curiosa di leggerlo. Ultimamente sono piuttosto
attratta da questo tipo di scrittura e di scritti, qualcosa appunto che un po' fa friggere il cervello, un po' ti prende a livello emotivo e non necessariamente segue una trama classica, diciamo così. Per questo ho deciso anche di recuperare in edicola Yoga di Carrère, che ovviamente è edito ad Elfi, ma Repubblica l'ha stampato appunto in questa edizione a 10 euro più o meno. Anche con Yoga siamo a una scrittura che va dall'autofiction al memoir all'esistenzialismo in qualche modo. Credo che sia più semplice Yoga di questo libro, però ecco questo tipo di narrazione che ho tanta voglia di recuperare. Poi vi faccio vedere due acquisti veramente a pochissimo prezzo che ho fatto al mio solito mercatino di fiducia, che poi tra l'altro non è un vero mercatino, lo dico perché è di Brescia, perché a volte me lo scrivete. Sotto i portici, tra via 10 Giornate e Piazza Vittoria, ci sono delle bancarelle fisse tutti i giorni, aperte mattina e pomeriggio, queste bancarelle di vendita di libri dell'usato. A volte io ci trovo tantissimo, a volte non ci trovo niente. Passo di lì ogni tanto e sbircio e guardo cosa c'è. Ho comprato due libri a 2 euro ciascuno, due testi italiani del Novecento fondamentali. Soprattutto uno che io non ho ancora letto. Quando trovo edizioni così un po' sgarruppate, vecchiotte, di questo genere di libri, quando sono testi italiani non mi preoccupo assolutamente perché ovviamente non c'è il problema della traduzione. In realtà a me questa edizione piace tantissimo. Si tratta di Evergreen, grande biblioteca per ragazzi, ma è un testo integrale, e parliamo ovviamente del deserto dei Tartari di Dino Buzzati. A me questa edizione piace un sacco, Per me ha un fascino incredibile. Io il deserto dei Tartari non l'ho ancora mai letto e quindi ne ho approfittato. E poi, appunto, in questo mercatino ci sono anche tutte le edizioni che uscivano con i giornali. Queste erano quelle che uscivano con il Corriere della Sera, se non mi sbaglio, e parliamo di Sebastiano Vassalli, La Chimera. Io toglierò assolutamente la sovracoperta, io ne ho a casa già altre, sia usciti con Repubblica che con il Corriere della Sera, a cui ho tolto a tutti la sovracoperta perché non mi piace per niente, quindi la tolgo proprio e lo lascio così. Sebastiano Vassalli, La Chimera, un libro famosissimo, anzi vabbè. Almeno mentre ve lo faccio vedere, la lasciamo, dai. Così almeno vedete un titolo, qualcosa di scritto. Parliamo di stregoneria e di caccia alle streghe del periodo dell'Inquisizione. Se non mi sbaglio, Vassalli ci racconta la storia di una donna, di una ragazza che è stata poi condannata per stregoneria. Ci sono parecchie digressioni anche storiche sul periodo appunto dell'Inquisizione e sono tentata, ho voglia di leggerlo da tantissimo tempo. Quando l'ho trovato in questa edizione a questo prezzo, non ci ho pensato un secondo di più. Poi, un libro che ha comprato mio marito per sé, e giuro, giuro, ma lo giuro davvero, che io non gli ho fatto assolutamente pressione, non gliel'ho chiesto nulla di nulla. Semplicemente se l'è comprato e lo sta leggendo con grandissimo piacere. Parliamo dell'ultima uscita del Re dell'Orrore, Stephen King, Fairy Tale. Allora, mio marito conosce meglio di me Stephen King, ha letto più libri di me di Stephen King, ma è anche uno che sceglie, nel senso che non è un fan sfegatato, lo ama molto, lo apprezza tantissimo, ma è anche uno che sa riconoscere anche più di me, direi, se un libro non è riuscito, se un libro non gli è piaciuto o se un libro non lo ispira particolarmente, non ha comprato sempre tutti i libri di King, specialmente i più recenti, ad esempio. Questo invece l'ha attratto molto, ha letto delle recensioni, questo libro è uscito il 6 settembre, se non mi sbaglio, ha letto delle recensioni, ha letto un po' in giro e l'ha attratto moltissimo. Lo sta leggendo con grande piacere, è uno Stephen King che si rifà molto al King degli albori. Quello che tanti lettori di King amano particolarmente.
Non voglio leggere la trama, non ve la leggo perché io non la conosco, cioè so qualcosa in linea di massima, ma siccome vorrei leggere anche io questo libro o a ottobre per la spooky season o magari anche sotto Natale, perché secondo me si presta, vorrei proprio immergermici senza sapere assolutamente, cioè sapendo il meno possibile. Si tratta comunque di un dark fantasy, una storia molto immaginifica a tinte cupe. Qui c'è scritto un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro, un'eccezionale favola dark. Poi, scusatemi, perché se no non ci vedo, sono sicuro di riuscire a raccontare questa storia, sono altrettanto sicuro che nessuno ci crederà, per me va bene così, mi basta poterla raccontare. Il mio problema, e sono certo che ci saranno molti scrittori, non solo i novellini come me, è decidere da dove cominciare. Non so se questo sia l'incipit. Antonio Dorrico sulla lettura scrive: penso che Stephen King sia uno dei massimi scrittori di sempre. Sul suo impero narrativo non tramonta mai il sole. E lo dice Antonio Dorrico e ne sono molto molto felice. Allora, qui termina LOL, ma voglio farvi vedere un libro che mi sono fatta prestare dal mio papà perché ve l'ho citato altre volte, ma non avevo in mano la copia ed è capitato che mi aveste chiesto, sotto varie forme, informazioni su questo libro che io ho regalato mio papà a Natale, ma non l'ho letto e vorrei tanto leggerlo, sinceramente, perché si tratta di una delle biografie più accreditate, di Leonardo da Vinci. Allora, l'autore è Walter Isaacson, Leonardo da Vinci, edizione Oscar Storia. È un librone questo, è più grande anche di questo, come vedete, no? È più alto anche. Dentro è meraviglioso perché ha tantissime immagini. Le immagini sono su carta patinata. Guardate, Vinci. Questo è Vinci. Questo è il paese delle origini dove sono nati i miei genitori ed è il mio posto del cuore. Io mi sento più di Vinci che di Brescia, pur amando Brescia sempre di più, malgrado certi aspetti che rendono tutte le città un po' difficili da vivere, però questa è Vinci, è lei. Poi vedete quante immagini ci sono e sono stupende, eh? I colori sono rese benissimo. Ve le voglio far vedere un po' perché veramente anche gli studi sono stupendi, perché ne vale la pena davvero. È veramente un libro bellissimo, guardate che bello. È veramente un libro straordinario, non voglio restituirlo a mio papà. Potrei anche comprarmelo anch'io, sarebbe un po' assurdo a dire il vero, però mi piacerebbe tantissimo averlo in casa. Noi in famiglia, soprattutto mio papà e di conseguenza io più che altri, siamo appassionati alla figura di Leonardo da Vinci da sempre. Lui ne ha letto forse tutto quello che è uscito in Italia, almeno io un pochino di meno, guardate che meraviglia. Però questa biografia vorrei assolutamente leggerla. Negli Stati Uniti Leonardo da Vinci è molto studiato, ci sono dei corsi universitari dedicati apposta. Vi leggo solo che cosa c'è scritto qui dietro. Allora, vi leggo una frase che ha detto Bill Gates rispetto a questo libro. Bill Gates è un conoscitore assoluto di Leonardo da Vinci, ha anche comprato il codice Hammer. Il codice Hammer è diciamo, un insieme di scritti, di studi di Leonardo da Vinci che aveva acquistato un certo Hammer, un riccone statunitense, il quale poi ha venduto questo codice a Bill Gates, che credo ne sia ancora l'attuale proprietario. Potrei sbagliarmi, comunque Bill Gates conosce molto bene Leonardo da Vinci. Ho letto tantissimo su Leonardo, ma non avevo mai trovato un libro che coprisse in maniera così esauriente tutti i diversi aspetti della sua vita e della sua opera. Questa biografia, più di ogni altra, aiuta a vedere Leonardo nella sua completezza e a comprendere quanto fosse speciale. Poi, The Times, Walter Isaacson è un uomo del Rinascimento, come Leonardo è mosso da un giocoso desiderio di scoperta e quella gioia spumeggiante la si ritrova qui. In Isaacson Leonardo ha trovato il biografo giusto perché è in grado di comprendere la sua stessa frenetica e bizzarra ansia di capire. L'autore merita ogni lode per aver scritto questo umanissimo ritratto di un genio. Bellissima questa definizione.
Poi invece del New York Times scrive: Isaacson racconta le vicende di persone che per definizione sono inimitabili e raggiunge l'apice quando analizza ciò che rendeva Leonardo umano. Questo aspetto sull'umanità di Leonardo da Vinci di questa biografia mi attrae moltissimo. Ho come la sensazione che comprerò un doppione di questo libro perché lo voglio assolutamente avere. Il prezzo non ve lo so dire perché l'avevo fatto cancellare all'epoca, boh, sarà intorno ai 20 euro, immagino io. Comunque niente, lo leggerò e prima o poi e ve ne parlerò. Qui ve lo cito perché diverse persone tra voi me ne hanno chiesto notizie, quindi eccolo qui. Detto ciò, ho finito anche per questo mese con il mio haul mensile. Al momento in realtà ci sono un paio di libri che mi attraggono, che sono due nuove uscite, non vi dico quali perché vedremo, devo decidere se prenderli o meno. Poi probabilmente ci sarà qualcosa di usato che vedrete prossimamente perché intendo fare un altro ride all'Emmaus con Jessica, perché ho dei libri da vendere alle braccio, ne ho diversi. Quindi magari da lì ne usciranno tipo due di libri, perché sapete che quando vendete libri alle braccio non è che vi diano moltissimo, però si sa mai. Qualcosina, insomma, prima di fine anno sicuramente lo rivedrete ancora. Come sapete, ve l'ho detto più volte, io non ho nessun problema ad avere tanti libri non letti in libreria, anzi, mi piace avere la mia biblioteca personale e mi piace sempre di più. I libri non necessariamente vanno smaltiti, in quanto i libri non scadono. Quindi problemi zero, non trovo che sia uno spreco mai avere libri in casa, anche perché tra l'altro non abito da sola, ho un marito che legge, un po' meno di me, ma legge, ho una figlia che spero leggerà in futuro, se non avrà voglia farà altro, chi se ne frega, però insomma la possibilità di poter attingere dalle nostre librerie ce l'avrà e quindi questa cosa mi fa piacere. Io presto libri, regalo libri, vendo libri se non intendo tenerli, li rigiro più volte e mi piace avere a disposizione subito qualcosa che mi viene in mente di leggere. È successo proprio questo mese che ho terminato di leggere un libro che me ne ha fatto venire in mente subito un altro che avevo in libreria, che non avevo messo in nessun programma particolare, ma un libro mi ha richiamato l'altro e sono andata e l'ho pescato. Se non ce l'avessi avuto, forse non mi sarebbe venuto in mente, o se mi fosse venuto in mente, forse non avrei avuto la possibilità immediata di recuperarlo in qualche modo. Io la vivo così, ormai lo sapete. Questa introduzione non l'ho fatta all'inizio del video perché credo che non sia più necessario, ma insomma, visto che sto chiudendo, sono ai saluti, magari qualcuno se n'è già andato, lo ribadisco qui. Io adesso ho finito per davvero. Scrivetemi sotto se qualcuno di questi libri avete letti, cosa ne pensate, se vi incuriosiscono, se magari vi piacerà recuperarli in futuro. Insomma, tutto quello che volete, come sempre. Io, come sempre, invece, vi ringrazio tantissimo. Vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!